Benvenuti e bentrovati a tutti amici del web, io sono Sig e oggi torniamo sulla nostra playlist Il meglio del meglio, dove vi dico quelli che per me sono i migliori titoli all'interno di una saga famosa o longeva. Stavolta parliamo di Yu-Gi-Oh!, il celebre manga sul gioco di carte dell'antico Egitto. Pensate ragazzi che il primo volume uscì nel 1996, mentre il primo gioco serio fu Duel Monsters per il Game Boy del 1998. Prima di iniziare, vi ricordo come sempre che i tre giochi presenti sono frutto di una mia personalissima opinione, che non voglio assolutamente imporre a nessuno, ci mancherebbe, e che soprattutto non ho giocato a tutti quanti i titoli della saga, quindi non parlerò di giochi che non conosco. Che senso avrebbe altrimenti? Ma ora basta chiacchiere e vediamo di cominciare. Al terzo posto, un gioco che non molti di voi conosceranno, Power of Chaos, Yugi The Destiny, del 2003 per il PC. Non si tratta tecnicamente di un vero gioco, in effetti, ma proprio di un simulatore di duelli. Infatti, sarà possibile duellare solo contro Yugi, con a disposizione tutte le carte delle prime serie. Forse adesso è un po' superato, ma al tempo vantava una grafica davvero ben curata, e tuttora, secondo me, a livello di simulazione di duelli, è forse uno dei titoli migliori e più fedeli. Se non l'avete mai provato, vi consiglio di provarlo adesso, è un ottimo momento. Al secondo posto, una perla ormai quasi giurassica, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, uscito in Giappone nel 1999 per la prima PlayStation. Ragazzi, questo gioco incarna al 100% quello che era il primissimo Duel Monsters, con le carte storiche più famose di sempre. Le meccaniche di gameplay sono le classiche dei card games, ma la cosa vincente è sicuramente l'ambientazione. L'avventura si svolge infatti nell'antico Egitto, e nei panni di un giovane principe dovremo sconfiggere i maghi malvagi che tramano contro il faraone per governare il regno. Le regole dei duelli non sono quelle a cui siete abituati ora, ma quelle originali del vero gioco delle ombre, e la cosa è molto intrigante. Sì, lo so, ora come ora è alquanto vecchiotto, ma al tempo per gli appassionati era davvero il top. E in cima, signori miei, un gioco che ho amato letteralmente alla follia, Yu-Gi-Oh! GX Spirit Caller del 2006 per Nintendo DS, e che ho ancora da qualche parte se mi metto a cercarlo. La storia è abbastanza fedele all'anime, con le dovute modifiche a livello di gioco, chiaramente. Noi vestiremo i panni di un novellino appena sbarcato all'Accademia e finiremo in camerata con Jaden e Cyrus, tra gli Slifer rossi. È disponibile persino un piccolo editing del proprio avatar e poi via la personalizzazione del proprio deck. Man mano che si procederà nel gioco, sempre più carte saranno disponibili allo store, per un totale di oltre 1500 carte fantastiche. Uno dei punti di forza, secondo me, oltre alla storia, è il multiplayer via Wi-Fi. Sarà infatti possibile sfidare giocatori di tutto il mondo per divertirsi contro chiunque e soprattutto ovunque. Niente da dire, ragazzi, un vero signor gioco, provare per credere. Ecco ragazzi miei, il video è finito, vi ricordo come sempre che queste sono solo mie opinioni e se non siete d'accordo, beh, ditemelo qui sotto nei commenti, esistono per quello. Mi raccomando, statemi bene, cliccate sul porcione per iscrivervi se ancora non l'avete fatto e soprattutto se ne avete voglia e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video.